Siamo all'Anificio Leo per il centenario della nascita di Peppino Leo. In occasione del centenario della nascita di mio padre abbiamo pensato di creare un momento celebrativo che ha avuto, come dire, due momenti. Uno nel paese natio a Palinudo, una frazione di Bianchi, un paese del Savuto che ha molte affinità con la comunità di Soveria Mannelli, e in questa occasione abbiamo creato un arazzo, diciamo, reinterpretando la statua della Madonna del Carmine, che era, diciamo, la Madonna a cui mio padre teneva molto, e adesso qui all'anificio ricordiamo la sua vitalità, il suo agire intorno a queste macchine, ripescando un lavoro di archivio, un lavoro d'avanguardia tra l'altro, che è datato 2002 e fa parte di una, diciamo, del capitolo probabilmente più importante della storia che ha ricostruito i motivi e le possibilità di ritornare ad essere azienda. Parlo del Festival di Pensiero Contemporaneo Dinamismi Museali, che è stata una stagione in cui per 10 anni abbiamo indagato il rapporto tra arte contemporanea, pensiero visivo, filosofia e comunque contemporaneità in generale e gli spazi del lavoro. Da quel momento l'anificio non è stato più lo stesso, e perché qui si è costruita una comunità di persone che allora erano sicuramente 20 anni più giovani, però in quel momento guardavano alla Calabria come un posto dove sarebbe stato possibile osare. E questa sera il lavoro di Francesco, che riapre una finestra anche dei ricordi, degli affetti, ma anche della possibilità, ribadisce che questa è una terra dove ancora è possibile costruire il futuro.